E se noi già siamo tornati indietro nel tempo e noi vediamo gli spezzoni del futuro perché già sono successi e quello che sta succedendo, noi non ci ricordiamo della nostra morte perché già siamo tornati indietro. La butto lì e potrebbe essere totalmente una cazzata. Greetings, sheeple of Shibuya! Got some red hot news for you. The game has begun anew. Che novità! Say goodbye to your points, cause you're back at square one. Can't wait to see who gets the fire started first and keeps it burning. Although, it feels like the top team has already been decided. Go ahead and prove me wrong. If you can, that is. Beh, allora puntiamo sta settimana Hey ad guys. uccidere Hey. Tsukichi. Greetings. Only four teams have managed to survive. The Ruin Bringers. Ciao. The Pure Hearts. Ehi là. The Varia Beauties. Ciao. And the Wicked Twisters. Eccoci. You have proven yourselves worthy with powers beyond compare. But I wonder, can you handle a little extra heat? Ovvero? Like Sriracha? Don't think so. Missions that will bring your brains to a boil, and noise that'll leave your body singed within an inch of your lives. And things will just keep getting hotter from there. In other words, more difficult. Oh. The temperature's gonna keep rising, players, will you? I don't believe I was speaking to you. You're starting with that already? After all, you've seen what happens when you fall. You face erasure. So start sizzling, teams, because the game is It's underway. begun. And with that, I bid you adieu. I bid you adieu. Give me a break. We're screwed. We barely made it through last week. How are we supposed to survive if this week's even tougher? Indeed. Allenandoci. Especially without Lord Tomonami fighting at our side. What if he's really gone for good? Then we're really screwed. Nothing left but to È il face primo giorno di Erasure. una nuova settimana. That explains Potete why Fuya panicked when he reclutare. Last place. He knew exactly what was coming. Unless. Hey, Rindude. Vediamo we can't se go lui out ha like pensato that la mia too. stessa cosa. Yo, Rindo! What? I was just thinking. Do you remember that guy? Which guy? The one from yesterday. The guy who saved you? What did Suzy K call him again? Neku or something? Come to think of it. Yeah. Suzukichi seems somewhat fearful of our mysterious savior. Takes a lot to scare that guy. Too bad he didn't stay longer. You don't think he's another player, do you? He definitely didn't seem like a reaper. More like a masterless samurai. Maybe he's looking for a team to join. Wait, you don't want to try to recruit him or something, do you? You could try, but there ain't no guarantee he'd accept your offer. Esatto. You again? It sounds like Neku's piqued your curiosities too. Ma tanto non è Neku quello. City wouldn't be standing here today if it weren't for him. Damn, seriously? Wait a sec. Remember how Candyman told us about that legendary player or whatever? Think he was talking about Neku? Candyman? Oh, you mean Karya with the Ah, okay. Esatto. Kid's pretty proud of his city. Wouldn't surprise me if he started throwing around big and fancy words like legend. Strictly speaking, he never used that exact turn of phrase. He didn't? Close enough. What about you three? You think yous can hold your own without your buddy to back you up? Have we Vai tranquillo, ci penso io. No. Anyways, best of luck with today's mission. E qual è? I got a feeling you three are gonna need it. Gonna be tough with no one around to pick up your slack anymore. We can pick up our own slack, thanks. It's a real shame, though, after you've made it this far. Oh, it's almost enough to make a grown reaper cry. I'll be watching you three, so keep things entertaining for me, will ya? Dang, almost enough to make me cry. Shall we proceed with the day's mission, Lord Rindo? Might as well. Can't believe we ran into a legendary player. Wish I got a better look at him yesterday. Things are looking rough for us without Minamimoto. But maybe this Neku can help us turn things around. Wait a sec. Non è lui, Neku. Swallow? Non è Swallow, Neku.
Dove siamo? Esatto. Hey. Infine, vabbè, cancella il bersaglio. Vediamo intanto che negozio è questo. Oh no, è una panchecheria. Ok, non mi sorprende il fatto che lei piaccia. Sembra che questo cancello sia chiuso. Curioso, e nemmeno un demone in vista. O qualche altra anima gentile che possa salvarci da questo ostacolo irritante. Mi sa che non abbiamo alternativa se non passare dall'altro cancello. Dai, vediamo dove ci troviamo. Aveva la maglietta di Mr. Miao. Che cavolo, non si apre. E non potremo farci nulla finché questo tizio ci sta appoggiato. Magari è questa la barriera che dobbiamo trovare. Non dovrebbe esserci un demone nei paraggi. Se c'è, si è nascosto bene. In ogni caso, se vogliamo superare questo cancello, dobbiamo attirare questo tizio da un'altra parte. Sì, sembra proprio che non potremo proseguire senza la sua cooperazione. Sarebbe tutto più facile se potessimo semplicemente dargli una spinta. Il suo cuore sembra libero dall'influenza dei rumori. Ehi tizio, forza, pensa al cancello. Oh? Questo cancello ha qualcosa che non va. Sta funzionando, sì. È di metallo e ha anche degli spazi vuoti. Come un cancello, ma ha anche la forma di una porta. Che cos'è? Ma che mi importa, mi stavo rilassando. Uffa. Ricordo che prima alle nostre spalle c'era un altro cancello, ma era chiuso e non ho visto nessuno intorno che potesse sbloccarlo. La nostra opzione migliore è questo qui. Dobbiamo solo convincere questo tizio ad aiutarci. Direi di sì. Ma come possiamo fare? Potremmo imprimergli un'idea come l'imprinting. Boh, sì. Cerchiamo qualcosa con cui potremmo ispirarlo ad aprire il cancello. Tipo levati dai coglioni. Vuoi un dolce? Aspetta. Questo Mont Blanc sembra delizioso, così esaurito fino a marzo. Deve essere proprio squisito. Meglio ordinarne uno subito e mettermi l'anima in pace. Magari il cibo squisito può attirare l'attenzione di quel tizio. Devo ancora incontrare qualcuno capace di resistere alle privatezze culinarie. Se dovesse avere fame non potrà opporsi alla loro ammaliante gustosità. Ok, direi che vale la pena provarci. Tu invece? Ormai ho deciso. Un attimo, guardate questo portafogli. Non è lo stesso logo che c'è sulla felpa di quel tizio? Credo che abbiate ragione, sembra una sorta di mascotte. Ma non è il gatto di Gatto? Mi pare di aver visto qualcosa di questa marca addosso a Sciocchina. Ma dai? Sì, è un brand importante, ma i modelli si assomigliano un po' tutti. Scommetto che è del nostro amico. E quindi verrebbe qui se si accorgesse di averlo perso. Portafoglio. Questo portachiavi floreale forma uova di granchio in un negozio era proprio carino, deciso lo compro. Pensate che potrebbe usare la parola carino? Boh, cioè la sua felpa era parecchio carina. Beh, meglio avere una parola in più che una in meno. Infatti, non c'è neanche bisogno che le analizzate tutte le parole. Non ci credo, questo panucchi è mezzo pancake e mezzo cookie americano. Non mi servono nuove trovate, datemi un dolce classico. Oh, i pancake, quanto li adoravo da bambina. Li mangiavi spesso? Ogni volta che nel negozio regalavano codici di L-Stra. Ammetto che mi piaceva trangugiare quella golosità solo soletta. Non doveva essere tanto male. Qua invece non c'era più nessuno, giusto? Allora proviamo portafogli e... carino? Non lo so, vediamo le combinazioni. Sono stanco e morto ed è ancora mattina. Sono felice di essermi svegliato presto per andare al negozio, ma sono stravolto. Carino portafogli. Imprinting. Un portafogli carino, eh? Aspetta, ho smarrito il portafogli. Ah no, ce l'ho in tasca. È carino, no? Beh, ottimo lavoro, l'abbiamo confuso per bene. Dunque quel portafogli appartiene a qualcun altro. Uffa, è che indosso una felpa di gatto e pensavo fosse il suo. Dobbiamo escogitare qualcos'altro. Squisito pancake. Non lo so. Secondo me questo tizio non si leverà da qua, credetemi. Vediamo. Sì, non mi spiacerebbe mangiare qualche pancake squisito adesso. In fondo si dice che i dolci siano più buoni quando si è stanchi. Oh, forse ha funzionato. Beh, visto che sono venuto fin qui, non vedo perché non dovrei gustarmi dei soffici pancake. Bene, direi che è ora di mettermi in fila per quel locale di pancake. Hey. Ce l'abbiamo fatta! Finalmente aperta. E ora possiamo accedere a... dove cacchio siamo? Oh, è Takeshita... Takeshita Street! Non avrei mai detto che il vicolo sbucasse qui.
Impossibile che la missione sia già finita, no? Cioè, per essere una barriera l'abbiamo infranta. Beh, rimane ancora il bersaglio, vediamo se riusciamo a trovarlo. Anima infiammata, colpisce il bersaglio con un calcio volante caricato al massimo, sgaglia il nemico in aria. L'estra, se solo fosse mia, è già uscito, in vero non posso giocarci. Eh beh, lo immagino. Io non posso giocare a Fantago qui. Le priorità, Mannaggia voi due, porca di quella puttana. Allora, a Tokyo Plaza. Ma tutti i vestiti che ho dato a Minamimoto, dite che me li hanno ridati o gli sono rimasti addosso? No, me li hanno ridati perché questo l'avevo dato a lui. Oh, il maiale! Fermi tutti, l'abbiamo già trovato, perfetto. Oh, dove vai? Gotta focus. Vieni qua. Vediamo che maiale è. We got this in the back. È un maiale normale, credo. Nice one, now, girl. Thanks for the assist. Gonna blow you away. Ok. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Stava iniziando a diventare difficile perché gli facevamo uno di danno a colpo, voglio dire. Cosa abbiamo ottenuto? Monocrow è salito di livello. Abbiamo Namikuragi. Kurugi. Spero che sia una spilla buona per Rindo. Allora, è una spada di acqua che fa 147 di danno in più. Però è una super spilla. E posso equipaggiarla? Ah, perché questa non è una super spilla. Perfetto. Perché l'altra che avevamo ottenuto, tipo questa, era una super spilla. Vediamo questa invece, questa qua del toro. Ok, è il calcio caricato di fuoco. Quindi questa fa 500. Questa fa 556 e si evolve? No. Va bene, per il momento teniamo questa e quando tornerà Minamimoto, perché siamo sinceri, tornerà, gli daremo questa. Fred, per il momento mi sento di lasciarti quella. Va bene, poi magari adesso sblocchiamo nuove spille. Vediamo un attimo tutti i negozi disponibili prima. Hey there. Oh, un negozio di spille, ma guarda un po'. Chissà com'è la vera Takeshita Street. Mi piacerebbe andarci. Need something. Perché ho la sensazione che tutto quello che vende questa donna sia buono? 60 di difesa e 30 di PF. Non vorrei dirlo. E ho un amico che veste queste cose. Sì, avete sentito bene, ho detto amico. Bombe d'acqua, potrebbe essere buono, ma non il momento. Se lo mettiamo a Nagi, gli potenziamo i PF. Con 45 di stile. Con la parrucca 47 di difesa, Aumenta la potenza delle spille assegnate al tasto triangolo, che sono quelle che abbiamo assegnato a Rindo. Intanto vendiamo tutto quello che abbiamo di doppio e facciamo 18.000. Un po' poco, Però, allora, questa la compriamo e questa la compriamo. Ci rimangono giusti giusti 25.000, prendiamola. Mettiti questo. Ah, però ci serve fighezza 92. Vabbè, 47 di difesa sicuro schifo non ti fa, vero? Va bene, andiamo a vedere che cosa vuole il demone lì alla porta. Secondo me, non lo so, ho paura che sia un quiz. Ve la siete presa comoda, ragazzini? Vi siete addormentati? Non proprio. Aspetta, vuoi dire che quel cancello non c'entrava con la missione? Cancello? A me sembra solo che voi tre abbiate una gran sfiga. Oppure una delle altre squadre vi ha fatto uno scherzo. Ma perché avrebbero dovuto? Beh, quante squadre rimangono? 4? È normale che qualcuno inizi a essere disperata. Si fa di tutto per ostacolare la concorrenza, no? Anche ricorre a mezzucci simili. E dopo la vostra prestazione di ieri, è naturale che abbiano paura di voi. Cioè, se non fosse stato per quel cavillo, voi ragazzi avreste stracciato i Ruinbreakers. Dimenticate l'ultima parte, mi sa che vi ho detto troppo. Ad ogni modo, se volete passare, dovrete risolvere 3 indovinelli. 3? E quali sarebbero, di grazia? Oh, io non ne so niente, principessa. Ho solo detto ai pezzi grossi che sareste arrivati. Vi deve essere appena arrivato un messaggio, giusto? Quello che vi serve sapere è scritto lì. Ci hanno inviato 3 link, ognuno conterrà un indovinello. Da quale cominciamo? Il primo, ovviamente. Partiamo dal primo. Ok. La porta si aprirà quando il manichino svelerà il lato della moda. Sono totalmente confusa. Cosa significa il suo lato dalla moda? Parla di una sfilata, forse. O forse di una modella. Un manichino che di secondo lavoro fa lo stilista. Va a capire. Magari c'entra con il negozio di Shibuya. Link numero 2. Diamo un'occhiata al secondo.
Ok. Aspetta che a questo gli facciamo un attimo uno screen che magari può servire. La chiave si mostrerà sopra di voi quando il distributore automatico riceverà le 6 cifre designate. Ma che vuol dire? Servono delle cifre designate perché una chiave si mostri sopra di noi. Cioè, comparirà dal nulla. Chi lo sa? E poi 6 cifre non sono un po' troppe per il distributore automatico? Già, vediamo se compare qualcosa sopra di noi mentre camminiamo. Vediamo il terzo e ultimo. Diamo un'occhiata al terzo. Ok, sì. Immortala pose diverse di una fototessera adesiva di gruppo. Il viaggio di oggi sarà la tua chiave. Beh, una fototessera adesiva so cos'è. Ma cosa intende con viaggio? Siccome dice viaggio di oggi, direi che conviene risolvere questo enigma per ultimo. Sei una sveglia, boss. Che c'è? Ero sincero. Beh, grazie mille. Meglio pensarci più tardi. Almeno ora sappiamo più o meno cosa dobbiamo fare. Ma qualcosa mi dice che non andremo molto lontano senza prima esplorare un po'. Ho già esplorato tranquillamente, quindi... La vedo male. Abbiamo più da recuperare di quanto pensassi. Swallow non ha nemmeno letto il mio messaggio. E se era in squadra con Fuya, non sarà mica... Erin Drago, grazie del messaggio, tutto bene, è vivo. E tu, va tutto bene? Allora non sta giocando al gioco, giusto? A meno che... Vorrebbe dire che sta con i più rarto e vera beauties o... Sono ancora bloccato in questo gioco. Sono stressatissimo, non vedo l'ora che finisca. Oh no, quindi non hai battuto il boss? No, mi hanno fregato. Cacchio, adesso che fai? Cerco di reclutare qualcuno per farmi vincere la prossima volta. Oh, figo, hai già qualche idea? Diciamo di sì, devo chiederglielo. Ehi, Swallow. Erin Drago, lol. Posso chiederti una cosa? Wow! Oh. Ma mi hai ascoltato? No, scusa. Fammi indovinare. Swallow? Beh, ecco, sì. Allora, dov'è? Io non gliel'ho chiesto. E allora che cosa continui a scrivergli a fare? Ma te che cavolo te ne frega, scusa. Perché in caso non te fossi accorto, siamo messi malissimo. Oh, non è che per caso il tuo amico Swallow può darci una mano? Lo prendo come un no. Vabbè, quel che sarà sarà. Ormai non possiamo più farci niente. Quindi ti arrendi così. Oh, è un brutto momento. Pensavo sia... Ok. Ehi, Canon. Ehi, Fred, mi servirebbe un bel incoraggiamento, mi aiuti? Ah, oggi è un look che spacca. Oh, stavolta mi sembri quasi sincero. Davvero? Che fregatura la settimana scorsa, eh? Avete praticamente vinto, ma avete perso per un cavillo. Sì, o qualcosa di simile. Se soltanto ci avessi concesso la vittoria, in questo preciso istante mi starei godendo il nuovo capitolo di Alistra. Beh, almeno non vi hanno cancellato. Questa settimana avrete un'altra occasione, no? Se lo dici tu. Comunque volevo chiedervi... Cosa? Avete saputo che si è unito un altro giocatore al gioco, vero? Wow, certo che sei sempre aggiornato su quello che succede. Beh, noi l'abbiamo visto con i nostri occhi. È arrivato, ci ha salvati e poi è scomparso nel nulla. Alla faccia del colpo di fortuna. Chissà chi è? Mi sembra che Susuki ci l'abbia chiamato Neku. A quanto pare una vecchia leggenda di qualche anno fa. Neku, eh? È un nome che ho già sentito. Allora è più leggendario di quanto pensassi. Non stai pensando di reclutarlo, vero? Oh no, come già detto, non ne vale la pena. Perché rovinare qualcosa che è perfetto? Cosa sapete voi tre di questo Neku? Proprio niente. Niente se non che è leggendario. Anche io. So solo che è il tizio che ha salvato Shibuya da una catastrofe. Catastrofe? Chissà che cos'era successo. Magari lo sapessi, era ancora nel PR a quei tempi. Ma credo sia stato terribile. Quindi questo tizio era qui 3 anni fa, ma ora dov'è? È sparito senza lasciare traccia. E nessuno ha più saputo niente. Niente di niente. E per quanto mi piacerebbe credere che sia stato lui a salvarvi, sospetto che si sarebbe fatto vedere soltanto se tutta la città fosse in pericolo. Beh, grazie della chiacchierata. Bye bye. Ma lei com'è passata di qua, scusami? So che ha detto di essere felici che non ci abbiano cancellati, ma chi dice che non saremmo i prossimi? Andiamo a cercare Neku. Ehi, cos'è tutta questa motivazione improvvisata? Non abbiamo speranze noi tre da soli. Sì, hai ragione. E quindi sei convinto che Neku possa farci vincere? Che c'è? Non ti piace quest'idea? Non ho detto questo. Dubito solo che sia fattibile, soprattutto dopo quello che è successo ieri. Insomma, che senso ha giocare se tanto il gioco è truccato? Ma ehi, possiamo andare a cercare Neku se vuoi. Guarda che se non vuoi puoi anche non venire. Non ho detto questo. Sì, certo. Ho appena detto che possiamo andare. In tal caso possiamo procedere con la missione? Va bene, andiamo. Oh no, il litigio fra i due fidanzatini. Allora,
Iniziamo ad andare nella prima delle zone segnate. La prima è questa qui. Questo manichino un po' svestito. Di sicuro si sente a suo agio come mamma l'ha fatto. Beh, in certo senso sì. Che sia questo il manichino che cerchiamo? Sinceramente mi aspettavo che fosse più difficile da trovare. Beh, ipotizzando che sia quello che cerchiamo, cosa dovremmo fare per svelare il suo lato alla moda? Una domanda valida. Vestirlo. Vediamo invece questo. Oh, ma guarda. Ehi, questo è il distributore su con uno sticker dei demoni. In vero. Dunque possiamo utilizzarlo per comprare spuntini. Guardate, ci sono delle bevande strane qui dentro. Sono numerate. Aspetta. Forse il distributore automatico di cui parla l'enigma. Oh, quindi dobbiamo inserire il numero magico. State parlando con me? Ovvio. È probabile che la vostra ipotesi sia corretta. Davvero? Allora dobbiamo solo scoprire il numero segreto. Che nessuno al momento sa, vero? A meno che qualcuno... Oh, aspetta. Aspetta. C'è un tizio incazzato qui. È uscito, ecco, un controlla. Quello schermo non è sopra di noi. Descrive perfettamente la posizione, sì. La chiave si mostrerà sopra di voi quando il distributore automatico riceverà le 6 cifre designate. L'unica cosa che mostra sono delle interferenze. Di solito ci passa un sacco di pubblicità. Sarà rotto. Il che vuol dire che dobbiamo ripararlo per risolvere l'indovinello. Ma come? Noi non dovremmo fare proprio niente, amico. Guarda laggiù. Un manutentore. Affidarsi a un professionista è sempre più opportuno. Vogliamo aspettare che si metta all'opera? Sì, se tutto va bene non ci vorrà molto. Un'ora dopo. How come? Non sta muovendo un dito. Forse non è qui per riparare lo schermo. O forse il problema risiede altrove. Tipo dove? Dentro. Ma certo, dentro. Dentro cosa? Suggerisco di fare una scansione. D'accordo, vediamo cosa c'è che non va. Ma guarda un po'. Allora, ciccio, come va? Non ci credo, mi ha lasciato dopo 10 anni che stavamo insieme. Le ho detto anche che l'avrei perdonata per il tradimento. Che tonto. È turbato. Wow, roba seria. Non deve essere facile sopportare tanta angoscia. Wow, un attimo. È semplicemente il rumore a parlare, no? Sono le cose che si risolvono col tempo. Non è mica la fine del mondo. Dai, invadiamo la sua mente e aiutiamolo. Il solo pensiero di entrare in una mente che in queste condizioni mi terrorizza. Provaci almeno. E poi è l'unico modo per risolvere l'indovinello. È vero. E va bene, eseguirò il mio dovere anche se è controvoglia. Tuttavia, non mi assumo alcuna responsabilità di ciò che potrebbe accadere lì dentro. Andrà tutto bene. Va bene, chiocciola elettrici sta. Oh no. Invadiamolo, dai. Invasione. C'hai solo delle ranocchie in testa. Va bene, si può fare. Allora, amico, come ha potuto lasciarmi? Quella stronza. Combatti. Perfetto. Ah, giusto, lei è R2, non R1. Perfetto. Ok, abbiamo perso dei secondi preziosi perché stavo sbagliando tasto. Our party is equipped to win. Perfetto, c'è uno squalo che direi di puntare subito. Becca di questo. Ottimo. Dobbiamo recuperare tutti i secondi il più possibile. We've got this in the bag. Ok, scorpione. Non mi fiderò più di nessuno, che cazzo. Via da lì. Is she okay? Ma che raggio incredibile c'ha! Madonna mia, ma... Via da lì! Oddio mio! Grazie, Fred. Questa è stata difficile. Essere in tre effettivamente si sente contro i rumori grandi.
Niente roba nuova? Ma che tristezza. Vabbè, almeno abbiamo preso l'oro. Alla tua, Minamimoto. A ripensarci, le cose tra noi due non andavano da un po'. Ora devo gettarmi a capofitto sul lavoro e dimenticarmi di lei. Bravo capo. Per fortuna è finita. È vero. Non è che non è finita, lo schermo è ancora rotto. E dai amico, fai il tuo lavoro, riparalo. Figa, un attimo, l'abbiamo appena salvato. Nobile Lindo, guardate. Funziona, ma cosa significa? Ok, allora aspetta un secondo. È palese che sia la combinazione dei nuovi numeri. Quindi se il triangolo è il 3, dobbiamo trovare il pentagono, il rombo, l'esagono, il quadrato e il cerchio. Che il quadrato è il 4, ok. A me sembrano solo tante forme. Qualcosa dovranno significare. C'è una freccia che va sul triangolo al 3. E ci sono 6 forme in tutto. Dite che è un indizio per scoprire le cifre. Quelle che dobbiamo inserire nel distributore. Ah, sì, forse hai ragione, Tamarindo. Dai, cerchiamo di memorizzare questa roba. E poi torniamo al distributore. D'accordo. Dobbiamo andare a Tantoni e provare a indovinare quali numeri sono quali. Potrebbe funzionare, ma mi sembra un'idea delle balle. Ci deve essere un indizio da qualche parte per gli altri simboli, palesemente. Quindi il nostro distributore automatico è questo. Dobbiamo inserire le 6 cifre usando le cifre accanto alle bevande. Speriamo bene. Attento Tamarindo, non sbagliarti. Non mi chiamo mica Fred. Non succede niente. Siete proprio sicuri di inserire il numero corretto? Ma è tranquillo Tamarindo, ricorda che le 6 forme sono la chiave del risolvere l'enigma. Il triangolo ci dava il 3 e il quadrato il 4. Non devo elencarti anche il resto, vero? Invece sì. Ah no, questo era l'ultimo negozio. C'è un altro sticker dei demoni. Ok, questo non è il negozio che dobbiamo visitare. Deve essere una di quelle cabine fotografiche che ti bombarda di filtri. Che dici Tamarindo, la proviamo? Non c'è tempo. Mi sa che hai ragione. Dobbiamo concentrarci sugli indovinelli. Esatto, questo è l'ultimo posto che dobbiamo visitare. Proviamo a vedere qui. What? Perché c'è tanta gente? Magari dentro c'è qualcuno di famoso. Ma quella Crocchi Panica era davvero Kashiki? Oddio, quel Kashiki! Sembrava proprio lui. Che ne dici? Andiamo a dare un'occhiata? Aspetta, quella è Onoka. Oh mio Dio, è troppo più bella dal vivo. Farei follie per avere un corpo così. Lo stesso vale per il suo viso. Su Trendy ci finiscono solo il top dei top. Onoka, ti prego, sposami. Ah, quindi sono tutte qui per Onoka. Onoka, pare sia una modella di Trendy, un sito che parla di moda e che sia l'idolo delle milioni di ragazze. A quanto vedo non è un'esagerazione. Famoso per il suo spiccato senso della moda. Ehi Tamarindo, secondo te c'entra qualcosa con il nostro novinello? È una modella. Può darsi, proviamo ad avvicinarci. Ci saranno un miliardo di ragazzi in questa folla, non riesco a vedere nulla. Se solo ci fosse un modo per liberarci di questi osservatrici. È un'idea. Se troviamo qualcosa che a loro importa più di Onoka, potremmo riuscirci. Tipo il manichino. Vediamo, aspetta. Ehi, guarda quella ragazza. Che c'è? Mi è stranamente familiare. Familiare come? Del tipo che mi ricorda qualcuno e non ci crederai mai. Però potrei anche sbagliarmi di grosso. Se solo ci fosse un modo per scoprire se ho ragione. Perché non proviamo a scansionarla? Bella idea, amico. Ovviamente non c'è garanzia che funzioni, però ha incuriosito anche me, potrebbero scansionarla anch'io. A me sembra un manichino. Nessuno sa. Stai calmo Kashiki, non ti ha riconosciuto nessuno. Quel tipo lì è convintissimo che tu sia una ragazza. Devo proprio ringraziare la mia make-up artist per avermi insegnato a truccarmi così bene. Cacchio, avevo ragione! Sembra che il nostro Kashiki sia in incognito. Mi è venuta un'idea. Insomma, è il numero uno su Trendy. Numero uno in cosa? Nella classifica mensile degli attori rubacuori. E quindi si è travestito per non farsi riconoscere. Ha senso! Hai sentito quanto erano invaghite di lui quelle ragazze? Se ricordiamo a quella ragazza di Kashiki, errore di battitura, arriveranno di corsa. E così potremmo vedere meglio Onoka. Volete darle in pasta quella calca famelica? Se la metti così sembra una cosa terribile. Non ho mai detto questo. Però un incontro con Kashiki svolterebbe la giornata a quelle ragazze. E per me lui sarebbe entusiasta di incontrare grandi fan come loro. Io ne dubito. Entusiasta o no, abbiamo un indovinello da risolvere.
Quindi, se Kashyyyk è qui, dobbiamo solo attirare qui quelle ragazze. Mi hanno detto di averlo già visto, quindi dobbiamo solo farglielo ricordare. Va bene, un indovinello alla volta, ciccio. Let's have a look. Ragazze, come... come cacchio ve lo faccio a far ricordare una cosa simile? Ah, così? Cioè, devo... vabbè. Ecco fatto. Come on, think. Ricorda! Quanto ti odio. Benissimo, dovrebbe funzionare. Attendiamo che la mandria dia inizio alla migrazione. Non ci vorrà molto. Oh mio Dio, eccolo! Eccolo lì! Inseguitelo! Vediamo se sono pronte ad andare. Kashyyyk è qui, ma sul serio? Sono tipo sicuro all'86% di averlo visto passare. Tanto Noka mi aveva stufata. Troviamo il nostro principe. Oh, non vedo l'ora di chiedergli di sposarmi. Perché tanto. Cavolo, un bel faccino e un'arma micidiale. Ammetto che quella ragazza sembra assai alla moda. Ah, carina. Sì, deve essere Noka. Wow, sembra dolce come lo zucchero filato. Se lo dite voi. Però, non capisco. È alla moda, ok, ma cosa c'entra con quel manichino? Forse dovremmo fare in modo che il manichino le assomigli. Aspetta, e se vestissimo il manichino come lei? Wow, sei pazzesco, Tamarind, è un'idea geniale. Mi sembra una soluzione efficace. Bene, andiamo a quel manichino allora. Ma che carina, è apparsa all'improvviso. Ma poverino. Oh no, mi hanno sgamato. Ma come lo vestiamo? Come interagiamo? Questo manichino deve essere quello a cui parla l'indovinello. Sembrerebbe di sì. In tal caso presumo che dovremmo agghindarlo come quella modella. Sicuri che possiamo giocare a vesti il manichino così? Non ci sta guardando nessuno e anche se fosse non potrebbero vederci. Al massimo si accorgerebbero del cambiamento di outfit e diranno che figata. Forse hai ragione. Dai, facciamo un tentativo. Abbiamo una foto di Noka, non ci serve altro. Va bene, va bene. Allora, questa... ma sembra uno di quei cazzo di giochi degli anni 2000, tipo vesti la tua Barbie. Allora, questa giacca sembra a posto. Sì, combacia con quella che indossa lei. Poi, questi pantaloni sembra a posto. Sì, combacia con quella che indossa lei. Il cappellino rosso. Ok, fa che sia giusto. Ah, la borsa, basta? Successo! Il momento della verità. Il manichino ha svelato il suo lato alla moda. Indovinello risolto. Yeah. Bene, un enigma in meno. E ora passiamo al prossimo. Ovvero l'indovinello delle forme, ma... ehi, ma la borsa che portava Noka? Non è strano che non abbiamo dovuto metterla sul manichino? Cioè, era quella a dare un senso a tutto l'outfit. E mi sembrava parecchio carina. Solo a me? Beh, ognuno ha i suoi gusti. Già. Ok, ma quindi io dovrei averlo già capito qual è la soluzione di questo? O sono stupido io? Non ci credo che sono così stupido. Non ci voglio credere che sono stupido. Ragazzi, ma io sono scemo. Volete vedere? 3, 5, 4, 6, 4, 0. Vediamo se ho indovinato. Speriamo che funzioni. Hey. Wow, è uscito qualcosa. La soluzione era il numero degli angoli di ciascuna forma. Non ho dovuto neanche dirvelo, sono scemo io. Sono scemo io. Come immaginavo. È arrivato un messaggio. La chiave si è mostrata. Dopo che il distributore automatico ha ricevuto le 6 cifre designate. Missione compiuta. Io ci ho quasi perso la testa, ma ce l'avete fatta. Adesso pensiamo al prossimo. Sì, non mi spiacerebbe avere del tempo per cercare Neku. Ah, vuoi ancora reclutarlo? Ci farebbe molto comodo averlo in squadra. Sì, ma non è detto che ci aiuterà e nemmeno che lo rivedremo. Yep. Su, non preoccuparti, c'è ancora del lavoro per te, rindovinello. Giusto. Adesso, come mi hai chiamato, scusami? How goes? Ehi, guarda chi si vede. Ehi, caramella! Ehi, cos'è quest'aria smorta? La ricerca di Neku sta procedendo a rilento? Procede normale, diciamo. Allora siete giù per qualcos'altro? È che questo gioco non è proprio facile, sai?
trasmissione. Greetings. Salve, pecorelle di Shibuya. Ah, il direttore in persona. È il vostro Game Master, Shiba, che vi parla. Spero che sia un piacevole giorno 1. Ho una notizia rovente per voi. Oh, non sto proprio nella pelle. La squadra ha già completato l'obiettivo di oggi. Beh, vi ho messo un po' di pepe a voi, lumaconi. Se non sopportate la pressione, forse questo gioco non fa per voi. Anche perché continuerà a salire. Siete pronti? E con questo addio. Addio anche a te, bello. Di un po', caramella, a voi demoni piace quello che fate? Piacere o non piacermi, è un lavoro, capisci? Sì, ma perché lo fate? Cosa ci guadagnate al costringere gente come noi a giocare? Noto che sei molto curioso, mi piace. Beh, non lo facciamo per piacere personale, questo è certo. E allora perché lo fate? Vedila così. Il gioco è un grande talent show. Noi cerchiamo talenti più spiccati che il PR ha ad offrire. Poi, quando muoiono, vengono mandati qui a giocare. E infine valutiamo le loro prestazioni e vediamo chi vince. Ti quadra? Sì, ma cosa succede ai giocatori migliori? Alcuni diventano demoni, altri puntano a cariche più prestigiose. Ma perché dovrebbero volerlo? In cosa consistono queste cariche più prestigiose? Gestione, più che altro. Qualcuno deve sorvegliare la città, no? In ogni caso, non tutti restano. Alcuni decidono di tornare alle loro vite nel PR. Insomma, i vincitori ottengono quello che vogliono. Quindi, non si tratta di fare punti, si tratta di dimostrare quanto siamo forti. Sì, ma non devi parlare al plurale. Devi parlare al singolare. Forse dovreste concentrarvi meno su Neku e un po' più su voi stessi. Ma... se la nostra squadra vince, vinciamo tutti, non è così? E dunque, reclutando un giocatore forte come Neku, avremo più possibilità di vincere, no? Oh, forse non hai tutti i torti, ragazzino. Perché danneggiarsi se qualcuno può fare il lavoro al posto tuo? Anche se non penso che fosse questo che intendeva chi ha creato il gioco. Bah, ad ogni modo, vi aspetto una lunga settimana. La vostra sopravvivenza dipende da voi, cercate di farcela, ciao! Ah, che situazione del cavolo! Ho la sensazione che il nostro ritorno a casa sia più incerto che mai. Non distraiamoci, abbiamo due obiettivi: trovare Neku e risolvere il resto degli enigmi. Sì, sì, hai ragione. Ah. Abbiamo già risolto i primi due. Resta soltanto quello della fototessera adesiva del viaggio di oggi. Chissà cosa vorrà dire. Dunque oggi ci siamo limitati a vagare per Takeshita Street. Abbiamo cominciato con quel cancello, che non c'entrava con la missione. Poi ci hanno bombardato con questi tre indovinelli. Mi pare che ci fosse dell'altro, una cosa vista molte volte. Che cacchio era? Forza, pensa! Ah, certo, abbiamo visto la roba del gatto nero. Ora che ci rifletto, Remember deve scorto Mr. Meow plurime volte. Forse dovremmo trarre ispirazione da lui per le pose dell'indovinello. Sì, vale la pena tentare. Troviamo una cabina fotografica. Quindi la nostra musa fa le fusa, eh? Sì, hai un'idea migliore. Yep. No, quindi cabina fotografica? Già. Andiamo? Sì. Mi sembra che stia partendo dell'astio fra Fret e Rindo, eh? Comunque, prima di proseguire, vorrei un secondo tornare qua dentro. Voglio mangiare dei pancake biscottosi. Becchiamo dei bonus. Peccato. Mi servirono proprio 4 punti per Fret o sbaglio? Volto conosciuto. Sei diventato un cliente abituale di un ristorante. Ma è la prima volta che ci entro. Com'è possibile che sono diventato abituale? Ok, almeno abbiamo sbloccato il potenziamento dell'attacco per Fret. Andiamo a farci una fotografia? I nostri scatti sono sempre perfetti. Ecco la cabina fotografica, dove ottenere delle fototessere adesive. E ci ha appiccicato uno sticker dei demoni. Scommetto che servono a risolvere l'indovinello. Proviamo a imitare le pose in cui abbiamo visto Mr. Mia oggi. L'abbiamo visto su una felpa, un portafoglio, una borsa e una bevanda. Ok, quindi tac, tac, tac e tac. Mettiti in posa. Quindi, quale posa volete fare? Che ne dite di fare morra cinese per decidere? Mi pare onesto, non ho niente da obiettare. Per me va bene, sasso, carta. Forbice, forbice, forbice. Benissimo. Mannaggia. Allora, dite cheese. Che pose perfette, ben fatto. Dobbiamo solo aspettare che stampi. I nostri scatti sono sempre perfetti.
Sono pronte. Oh no. Ehi. Beh, quello che... Oh, un messaggio. Success. Ora che le vostre pose del viaggio di oggi sono su una fototessera adesiva, la chiave si è mostrata. Finalmente è finita. Wow, che scatto. Cioè, ma guardate che faccia avete. Ora che è finita, preferirei di no. E pensa che è un ricordo di oggi. Adamantite. Abbiamo risolto tutti e tre gli indovinelli. Ora dobbiamo solo andarlo a dire a quel demone. Dov'è che era? Vicino a Tokyo Plaza. Oh, giusto. Beh, muoviamoci. Sì. Si parte. C'è dell'astio fra loro due e ormai si è capito. Qualcosa si è rotto fra Rind e Fret. Sup? Ehi, sembrate che abbiate risolto tutti gli indovinelli, bravi. Sapevo che ce l'avreste fatta. Ora potete procedere a Tokyo Plaza e divertitevi come preferite. Potete fare shopping e eliminare il bersaglio, anche se i Rimbreakers l'hanno già raggiunto. Cosa? Sì, ma non demoralizzatevi, c'è comunque da divertirsi. Semplicemente non farete tutti quei punti. Cacchio, dai, dobbiamo sbrigarci! Nell'occhio del cecchino, lancia fino a 5 razzi e bersaglio aggancia più nemici cambiando bersaglio durante la carica e i nemici vengono respinti all'impatto. Ah, è una spilla carica! Ah, e beh, bello! Bella questa! Fa un po' meno danno del raggio di fuoco che ha Nagi adesso. Però il raggio di fuoco ha ancora un livello ed è quasi al massimo quindi del suo attacco. Questo vuol dire che con 3 livelli in teoria questa dovrebbe diventare un filo più superiore, giusto? E si evolve, quindi vuol dire che farà ancora più male. Benissimo, tutta tua Nagi.